Cari amici dell'Opinione Equestre, andiamo a ricoprire un altro tassello importante per quanto riguarda la copertura del territorio, per quanto riguarda la FISE, e lo facciamo con il presidente della Regione Piemonte per la FISE, Aurelio Riera. Buongiorno Aurelio. Buongiorno. Come si trova qua? Ma sono arrivato stamattina perché sono partito ieri da Torino, ma mi sembra che ci sia un nuovo aspetto. Soprattutto ho apprezzato molto questa iniziativa dei fiori e delle azalee, che sono state sempre una caratteristica di Piazza di Siena. C'era proprio un premio per delle azalee che si faceva tanti anni fa. E poi soprattutto anche il ricordo degli indimenticabili fratelli Dinzeo, che fino all'anno scorso, all'edizione dell'anno scorso, mi hanno onorato della loro compagnia. E poi ci hanno abbandonato improvvisamente, ma il ciclo della vita è fatto così. Anche per quanto riguarda gli spazi riservati ai presidenti dei comitati regionali, un particolare apprezzamento alla FISE per la considerazione che ci ha voluto dedicare. Ho notato, Aurelio, un aspetto, c'è molta coesione tra di voi, cioè si respira un'aria diversa, no? Si respira un'aria diversa, io non voglio farmene merito, ma da quando ho assunto la presidenza della Consulta ho applicato in pieno i miei concetti generali, che noi non ci devono essere inimicizie fra di noi, ma ci deve essere un rapporto di collaborazione se vogliamo tirar fuori la FISE. Ma se anche dalla base noi diamo un segnale di malessere, tutto si trasmette. Invece noi dobbiamo essere coesi per fare in modo di uscire da questa crisi che tutti quanti conosciamo. Che questa passione per lo sport equestre venga giustamente... Mi auguro che tutto vada avanti in questo senso. Ma soprattutto io sono un promotore e un sostenitore del sistema elettivo. Il sistema elettivo finora messo in atto è un sistema elettivo che deve essere cambiato. Abbiamo parzialmente cambiato con il numero delle deleghe, modificando lo statuto. Dobbiamo ancora ulteriormente cambiare, perché non possiamo fare delle assemblee a Roma, ma come si vota per lo Stato, per i sindaci, per il Parlamento, si deve votare nei luoghi dove stanno, anche per fare in modo che ci sia una frequenza e una presenza consistente e la rappresentanza venga rappresentata da tutti. Senta Aurelio, per quanto riguarda la Regione Piemonte, quali sono i prossimi appuntamenti importanti? Torino è la città dello sport per quest'anno. Ci stanno delle manifestazioni anche da parte dell'esercito, che su Piazza d'Armi faranno delle manifestazioni con la partecipazione dei militari. Stiamo organizzando un torneo di una Coppa dei Campioni europea di Orso Bull. Sono manifestazioni che si inseriscono in questo clima di Torino, città dello sport, per il 2015. Perfetto, io la ringrazio tanto, è stato gentilissimo. Arrivederci.